Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Caso Mose, Orsoni si dimette da sindaco di Venezia, l'ex senatore dell'Utri in carcere a Parma, Iraq, i jihadisti avanzano, centinaia di morti. Giorgio Orsoni si è dimesso da sindaco di Venezia. Ieri la revoca dei domiciliari per il primo cittadino coinvolto nell'inchiesta del Mose. Orsoni, che ha patteggiato, rimane indagato. La decisione è arrivata poco dopo la dichiarazione del vice segretario del PD, Debora Serracchiani, che ha chiesto le sue dimissioni. Marcello Dell'Utri è in Italia da questa mattina. L'ex senatore di Forza Italia è rientrato dal Libano, scortato dagli agenti dell'Interpol e portato in carcere a Parma, nello stesso reparto di Totorrina. Dell'Utri è stato condannato in via definitiva a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Prosegue in Iraq la maxi offensiva dei jihadisti che marciano verso Baghdad mentre l'esercito iracheno bombarda le loro postazioni. La massima autorità sciita dell'Iraq ha esortato gli iracheni ad imbracciare le armi. La Commissione dell'ONU per i diritti umani denuncia intanto esecuzioni sommarie di civili e soldati in Iraq da parte dei jihadisti, centinaia i morti negli ultimi giorni. I familiari dei passeggeri del volo della Malaysian Airlines scomparso riceveranno un risarcimento iniziale di $50.000 che potrebbe salire fino a 175.000. Il volo è scomparso lo scorso 8 marzo sulla rotta fra Kuala Lumpur e Pechino. Il vice ministro degli esteri malese ha sottolineato che il governo non ha ancora dichiarato perso l'aereo. Incidente per Harrison Ford sul set di Star Wars Episodio 8, una porta idraulica gli è piombata addosso, fratturandogli forse la caviglia. L'attore si è sottoposto a ricovero ospedaliero. La lavorazione di Star Wars intanto prosegue in attesa che Ford e Han Solo venga dimesso e ritorni sul set. E raggiunto il suo apice, l'anticiclone africano leva le tende sotto l'incalzare di aria più fresca in arrivo dal nord Europa. I primi temporali già da oggi si faranno largo al nord con fenomeni in intensificazione alle altre regioni, previsti forti temporali e grandine. Le temperature subiranno un generale calo anche di oltre 8-10 gradi. Occhi puntati sulle sfide tra Messico e Camerun alle 18, Spagna-Olanda alle 21, Cile-Australia alle 24. Ieri, con una doppietta del suo fuoriclasse più atteso, Neymar, il Brasile ha piegato in rimonta una buona Croazia, illusa dall'iniziale autorete di Marcelo. Finisce 3-1.